architetto e urbanista, quindi io mi occupo di pianificazione e di gestione di situazioni, diciamo, di crisi come bonifiche, come emergenze ambientali, e in particolare mi occupo di gestione di ambienti naturali. Questo progetto è nato partendo da una considerazione banale, se vogliamo. Nelle politiche pubbliche spesso ci si trova davanti a dei problemi che sono irrisolvibili, perché il rapporto tra le risorse necessarie per risolvere questi problemi e i benefici apparenti sono sproporzionati. Qui ci siamo trovati davanti a una situazione, come aveva accennato prima Giovannetti, abbastanza particolare. Un'azienda che produceva fondamentalmente latte, ci sono molte aziende nella pianura padana che hanno grosse concentrazioni di bovini, stabulati prevalentemente, perché quasi nessuno utilizza il pascolo, che sono delle industrie da latte, servono per produrre tutta la produzione di formaggi e di burro che notoriamente in pianura padana sono abbastanza diffuse, dal parmigiano reggiano al grana padano e soprattutto al burro. Questa azienda che si trova, qui ci dovrebbe essere, si trova, questo è il comune di Calcio. Il comune di Calcio è un comune della Padana Superiore, a metà strada, diciamo, tra Brescia, esattamente sulla perpendicolare che da Brescia più o meno scende da sud. E in quella dove c'è il pallino rosso c'era questa azienda che ha avuto una contestazione. Questa azienda produceva un notevole quantitativo di latte e che veniva conferito a queste industrie che trasformano il latte, e fondamentalmente questo latte era destinato alla produzione di burro. A un certo punto il proprietario dell'azienda si è visto contestare la qualità del prodotto, perché le concentrazioni di PCB presenti erano rilevanti. Adesso non ricordo esattamente quali ordini di grandezza, ma almeno 10 volte superiori alle normative che allora non erano ancora definite dal punto di vista dell'ammissibilità alimentare di questi prodotti. E quindi dall'oggi al domani ha dovuto trovare delle soluzioni. La regione Lombardia allora aveva una politica di assistenza alle aziende agricole in crisi che aveva previsto, che prevedeva, diciamo, un aiuto finanziario che non durava però oltre i 3 anni. All'interno, diciamo, e con questo tipo di aiuto si pensava che poi l'azienda trovasse una soluzione o alternativa o si riconvertisse. In realtà, quando uno ha 50 ettari di conduzione agricola, di cui metà in proprietà e metà in affitto, e se li trova inquinati, con, diciamo, livelli di PCB che andavano da 15 a 40 ppm, quindi non, diciamo, rilevanti sotto il profilo ambientale, la normativa di allora dal punto di vista dell'inquinamento prevedeva un ppm per le aree residenziali e 100 ppm per o addirittura 200 forse per gli ambiti produttivi. Per cui questo signore chiedeva di recuperare una quota dell'investimento che aveva fatto nell'azienda, semplicemente operando sul zonamento del piano regolatore e chiedendo di trasformare ad artigianale una parte della sua azienda. Chiaramente questo tipo di soluzione non era praticabile, perché eravamo in piena campagna. Per intenderci, adesso, diciamo, proprio nella parte inferiore di questa azienda
passa sia la famosa autostrada, famosa nel senso che è stato oggetto anche qui di malversazioni, la cosiddetta Breveni, cioè la direttissima autostrada che collega Brescia direttamente a Milano senza passare da Bergamo, e l'alta velocità Milano-Venezia. E quindi il cantiere, adesso la metà di questa azienda è occupata dal cantiere di queste due opere. Però in quel momento nessuno poteva pensare di trovare una soluzione di tipo urbanistico alternativa, e quindi a fronte di un piano diciamo finanziario che avrebbe finanziato per 600 milioni in tre anni, 200 milioni all'anno, cioè eravamo nel 2001, quindi dal 2001 al 2003 questo signore avrebbe preso 200 milioni all'anno. Dopodiché non aveva altre soluzioni se non quella di chiudere la... Perché? Perché immaginate mezzo milione di metri quadri di terreno per uno strato di 35 centimetri, che è diciamo lo spessore minimo per poter trattare questo terreno, in modo tradizionale avrebbe voluto dire decorticare questo terreno, caricarlo su dei camion, fare un certo chilometraggio, trattare in un impianto che probabilmente andava costruito ad hoc in un forno, definiamolo così, che raggiungesse una temperatura di almeno 950 gradi, per poi questi inerti venderli, potevano essere venduti come inerti da casa a un costo reale di produzione che era di circa 120 volte quello dell'inerte da cava prodotto. Quindi non era possibile pensare di trovare una soluzione da questo punto di vista. L'alternativa era di fermare quest'area, recintarla e lasciarla diciamo all'evoluzione temporanea. In realtà, avendo verificato che un terzo di questa azienda era destinata alla produzione di mais, la cui parte verde, la cui granella era comunque destinata al consumo animale, mentre gli altri due terzi erano semplicemente foraggi, erba medica e quant'altro, abbiamo fatto dei conti, abbiamo verificato in letteratura che il mais, diciamo coltivato con percentuali di presenza di PCB di queste, diciamo, di queste dimensioni, intorno ai 30-40 ppm, aveva una trasmissione, diciamo, alla granella, cioè quindi alla parte proprio, alla pannocchia, abbastanza, diciamo, con gli strumenti di allora, abbastanza difficile da misurare. Eravamo intorno a 1-2, diciamo, ma poi con ovviamente la tolleranza degli strumenti non si era in grado di capire se o, no, o se non arrivava la granella. Allora così, facendo dei ragionamenti su quello che la letteratura offriva, su quello che la tecnologia, ci è venuto in mente di ricorrere a queste tecniche che si cominciavano a conoscere, che però erano destinate solo alla coltivazione, che erano questo innesco Micosat, che era stato brevettato un paio d'anni prima e che consentiva alla pianta di, diciamo così, di avere dei vantaggi, e all'ambiente anche, non solo alla pianta, di avere dei vantaggi dal punto di vista delle grandezze che entravano in gioco nel processo della coltivazione. Cioè, voi sapete che per coltivare diciamo in modo redditizio una coltura, un'essenza qualsiasi, occorre preparare il terreno con fertilizzanti e con una serie di azioni. Come diceva giustamente Giovannetti, la produzione su scala industriale però innesca nel terreno un degrado, perché alla lunga banalizza e diminuisce la ricchezza dei microorganismi presenti nel terreno, e quindi di fatto impoverisce, cioè una delle ragioni della desertificazione.
comunicazione nasce anche